Bentornati o ben arrivati sul canale YouTube di lifeintravel.it. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo e attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In questa recensione voglio parlarvi di un sacco a pelo che ci ha accompagnato per quasi 3 anni di viaggi e 200 notti o forse più tra le montagne, sui fiumi, lungo lago e in un sacco di altri posti. Sto parlando dello Spice Meno 2 della Saleva. Il sacco a pelo Saleva Spice Meno 2 è un sacco a pelo a mummia, ossia nell'involucro principale è inclusa anche la parte che avvolge la testa. Quindi è un sacco a pelo più adatto a climi freschi. Noi lo abbiamo utilizzato anche durante l'inizio dell'inverno con temperature che sfioravano i meno 13 gradi e forse abbiamo un po' esagerato e dopo vedremo il perché. Il prodotto viene venduto anche con la sacca di contenimento e una volta ripiegato questo sacco a pelo ha un ingombro pari a 19x40 cm, quindi abbastanza contenuto. Forse non particolarmente idoneo a un bikepacking ultra leggero, ma sicuramente per cicloturismo va benissimo. Lo Spice 2 si trova in due colorazioni, rossa o verde. È dotato del cappuccio regolabile con un elastico interno e uno esterno, e la cerniera più lunga, quella che poi permette di trasformarlo in sacco a pelo matrimoniale, è rinforzata con un antistrappo, perché è facile comunque prendere dentro il tessuto mentre si apre o mentre si chiude la cerniera e strapparlo. Il prezzo di questo sacco a pelo su Amazon è tra gli 85 e i 102 euro e, come vi dicevo prima, se dovete prenderlo doppio, cioè se siete due persone e volete realizzare un matrimoniale, mi raccomando prendetene uno con la cerniera a destra e uno con la cerniera a sinistra. Una delle caratteristiche che ci ha fatto scegliere questa tipologia di sacco a pelo è la possibilità di trasformare il singolo sacco in un doppio, in un matrimoniale. Perché il lato del sacco a pelo è munito di due cerniere, una inferiore che va dalla caviglia al fondo dei piedi e una superiore che va dalla fine del collo fino appunto alla caviglia. Hai mai provato a dormire in un sacco a pelo matrimoniale? Dopo un po' di esperienze con Leo appunto in ogni condizione e luogo, posso dire che ci sono vantaggi e svantaggi. Sicuramente uno svantaggio è il fatto che quando bisogna girarsi bisogna praticamente coordinarsi, perché sennò si rischia di svegliare l'altra persona. E invece un vantaggio è che la dispersione del calore corporeo è molto più lenta essendo in due nel sacco a pelo. Alcuni dettagli di questo sacco a pelo per avere un pochino più chiara la situazione del prodotto con cui abbiamo a che fare. Per quanto mi riguarda, il sacco a pelo è uno degli accessori indispensabili per viaggiare in bici. Non ne potrei fare a meno, perché con il sacco a pelo e abbinato la tenda e il materassino si può veramente dormire dove si vuole e quindi vivere al 100% la natura che ci circonda. Noi, come vi avevo anticipato, abbiamo testato questo sacco a pelo con un po' tutte le temperature, sia in piena estate ed è eccessivo come temperatura, sia in pieno inverno e anche da quel lato, insomma, forse abbiamo esagerato un po' spingendoci all'utilizzo fino ai meno 13. Quindi, come vi dicevo, tra i 20 e i meno 5 e meno 6 il sacco a pelo si comporta egregiamente. Noi utilizziamo il sacco a pelo Spice 2 della Saleva abbinato a una tenda Vango, trovate il link alla recensione qua sopra, e a un materassino Activera. E per ora, come vi dicevo, ci siamo trovati veramente bene. In conclusione, il rapporto qualità-prezzo di questo sacco a pelo è davvero notevole. E voi lo avete mai provato? Utilizzate altri sacchi a pelo per i vostri viaggi in bici? Fatecelo sapere e continuate a seguirci su questo canale. Alla prossima!